campo principale, lo stadio Dino Mannuzzi di Cesena. Per Spezia e Fiorentina c'è Giovanni Scaramuzzino. Tra talenti e tormenti, i Viola tentano quella che sarebbe l'impresa forse più significativa degli ultimi anni, uscire cioè dall'anonimato di un campionato più o meno inevitabilmente uguale a quello precedente, per cercare, inseguire e magari anche raggiungere un obiettivo prestigioso. Impresa e prestigio invece appartengono da qualche mese allo Spezia, che ha conquistato la Serie A nell'estate calcistica ridisegnata dal Covid, ha raccolto i primi punti del massimo torneo e ora aspetta anche di rientrare nella propria città, nel proprio stadio, magari tra la propria gente, rincorrendo anche fuori dal campo quell'irresistibile voglia di normalità che il coronavirus ha cancellato. Tra coloro che, seppur a Cesena, oggi sarebbero i padroni di casa, questi propositi viaggiano paralleli alla ricerca dei punti per la salvezza. La Fiorentina invece riparte dall'ennesima cessione eccellente della sua storia quasi centenaria. Federico Chiesa è ormai un ex. In ogni caso, al di là della curiosità per i nuovi acquisti su tutti Caglion, tra i Viola il protagonista più atteso è sempre lo stesso, pur nella ripetitività a volte di certi suoi movimenti sul campo, le azioni di Frank Ribéry sembrano più vicine alle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach che agli spartiti di Giuseppe Iachini. Appaiono così perfino prevedibili, e invece l'emotività generale suscitata da alcune giocate del francese è sempre particolarissima, anche in condizioni come quelle disegnate dal coronavirus, con poche centinaia di persone sugli spalti nel ruolo di testimoni oculari. Pure stavolta assenze non solo sulle gradinate, ma per lo Spezia anche tra i calciatori, e perfino qui c'è di mezzo la positività al virus, dopo Marchizza anche Maggiore, mentre un brutto infortunio muscolare tiene ancora fuori il bomber Galabinov. Con l'assistenza tecnica di Andrea Neri, le formazioni ufficiali: Spezia calcio, Provedelli in porta, Sala, Giabot, Terzi e Bastoni in difesa, De Iola, Matteo Ricci, Acampora a centrocampo, Verde, Piccoli e Giasi in attacco. Risponde la Fiorentina con Dronkowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caseras a comporre il trio difensivo, Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e Biraghi nella zona nevralgica del campo. Accanto a Ribéry in attacco c'è il giovane Vlahovic. La direzione di gara è affidata a Manganiello di Pinerolo. Giornata autunnale ma comunque piacevole, con un bel sole che illumina il rettangolo di gioco in sintetico del Dino Mannuzzi. Studio centrale. Curva 14, che è la Fiorentina vera in vantaggio. Pezzella dopo 1:46, Spezia 0, Fiorentina 1, Motomondiale. Dunque Scaramuzzino, Spezia Fiorentina. Ha segnato Pezzella di testa su azione nata da calcio d'angolo, si è coordinato bene per la battuta che non ha lasciato scampo al portiere Provedel, porta alla nostra destra, secondo la visuale che abbiamo dalla postazione di Radio Rai, in maglia rossa con inserti bianchi, quelle che richiamano alla tradizione per la Fiorentina. Ricordiamo che prima del Viola era proprio il bianco-rosso, i colori della squadra gigliata. Calcio di punizione a favore della difesa della squadra toscana, con adesso proprio Pezzella che sistema il pallone, si allontana Milenkovic. Una prima azione che ha portato al gol in pratica la Fiorentina, nata da un calcio d'angolo, un cross all'interno dell'area di rigore con lo stacco imperioso da parte di Pezzella che non ha lasciato scampo al portiere. Ora Lirola che punta l'uomo, si tratta di Ricci, il cross all'interno dell'area di rigore, non ci arriva Ribéry, ci arriva invece Biraghi che di piatto sinistro mette alle spalle del portiere spezzino. Dopo 3 minuti e mezzo è già Spezia 0, Fiorentina 2, il cross da destra con Biraghi che di precisione sul palo lungo non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Spezia 0, Fiorentina 2, quarto minuto a Cesena, linea Torino. Cesena, Spezia, Fiorentina. Con lo Spezia vicino al gol, è andato a vuoto però il tentativo all'altezza del dischetto di rigore di Piccoli, azione nata sulla sinistra da un bello spunto di Giasi che ha alzato la testa, ha visto libero quasi il numero 91, l'ex atalantino, che però ha mancato l'appuntamento col pallone in maniera, se vogliamo, anche clamorosa. Vuoto quindi questo primo tentativo della partita per lo Spezia, che soccombe per 2-0. Allora Spezia Fiorentina. 27esimo minuto, Spezia 0, Fiorentina 2, formazione di Iachini vicina al terzo gol qualche istante fa, con un'azione nata come quasi sempre dall'intuizione di Ribéry, il tentativo per Bonaventura, il cross di quest'ultimo dal settore di centrosinistra sul secondo palo, ben piazzato Vlahovic ha cercato la soluzione di testa in tuffo, il pallone era a mezza altezza ma ha trovato soltanto l'esterno della rete. Attenzione, Marquez ha rischiato di essere sbalzato via da un highside. Il gol dello Spezia, Verde, minuto di gioco numero 39, Spezia 1, Fiorentina 2, gol di Verde, Motomondiale. Cesena, Spezia, Fiorentina.
44esimo, vince la Fiorentina, ma adesso per 2-1 con Bonaventura, il pallone per Castrovilli, Lirola con Sala che salva in scivolata anticipando anche il proprio portiere. Tentativo di ripartenza della formazione bianconera con Piccoli che addomestica un pallone non facile, lo scarica verso Verde che controlla, autore del gol del 2-1 su assist di Terzi che si era portato nella metà campo avversaria, ma macroscopico l'errore di Caceres, mancata chiusura che ha favorito comunque la bella conclusione dopo un altrettanto interessante stop a seguire proprio di Verde che di sinistro ha battuto il portiere Drongoski. E ripartiamo da Cesena, Spezia Fiorentina. D'accordo, 17esimo minuto, Spezia 1, Fiorentina 2. Poco fa discesa strappa applausi di Ribéry, fermato con difficoltà dai difensori spezzini proprio al limite dopo uno scatto di 50 metri e una serie di finte che avevano creato un vero e proprio corridoio nella metà campo della formazione bianconera. Fiorentina in avanti con il tentativo di Castrovilli che però va a vuoto a circa 2 metri, pallone ancora vivo però con Ribéry, ancora un cross, Vlahovic, tentativo di conclusione con pallone messo in calcio d'angolo, è stato Terzi con la collaborazione del proprio portiere a metterci una pezza. La Fiorentina vicina al gol del 3-1, lo Spezia ha avuto l'opportunità del pareggio clamorosa con un destro alto in corsa di Farias, ben servito, ben smarcato da Nzola. Joao Almeida che resta in... Scusa Piccinelli, il pareggio dello Spezia, 30esimo minuto, Farias, Spezia 2, Fiorentina 2, con linea che torna al Giro d'Italia, gol di Farias al Mannuzzi. Torniamo al calcio, ancora Spezia Fiorentina. E adesso è parità, Spezia 2, Fiorentina 2, letteralmente in mischia il gol realizzato quasi di esterno punta ad opera di Farias che ha tenuto bassa la palla e soprattutto lontana dalla portata di Drongoski che non è riuscito a neutralizzare la conclusione dell'ex leccese. Ancora Spezia Fiorentina fino al termine. 48esimo minuto, si viaggia sul 2-2, poco fa Zola ha avuto un pallone vagante a disposizione, lo ha colpito in qualche modo, all'altezza del dischetto di rigore, porta alla nostra destra, mezza altezza, la conclusione fuori alla destra del portiere della formazione fiorentina Drongoski. Biraghi dalla bandierina sul secondo palo, tentativo di Milinkovic che riesce però solo a prolungare di testa la traiettoria verso Caglion, Amrabat, limite dell'area di rigore, pallone allontanato in qualche modo dai giocatori dello Spezia, c'è però un fischio dell'arbitro che al minuto numero 50 dice che può bastare così. Spezia e Fiorentina finiscono sul 2-2, linea Torino. Andiamo con i commenti cominciando dal pareggio in rimonta dello Spezia Cesena, Spezia Fiorentina, Scaramuzzino. Sì, è finita 2-2. Avevamo lasciato nello scorso spezzone estivo di campionato la Fiorentina, se non impermeabile, comunque ce la ricordavamo più coperta in difesa, con un sensibile miglioramento alla voce gol subiti. Non lo stesso si può dire in questo avvio di stagione, già 8 reti incassate in 4 gare alla media di 2 a partita e non sono pochi questi gol subiti. Se gli obiettivi dei Viola, oggi in maglia rossa, vogliono essere, diciamo, sensibilmente più consistenti rispetto a quelli di un anno fa. E la Spezia, per lo Spezia sicuramente lo 0-2 dopo appena 4 minuti di gioco rende ancora più merito alla formazione di Italiano, capace appunto di raddrizzare una situazione di doppio svantaggio. Dopo 2 minuti la rete di testa di Pezzella sugli sviluppi di calcio d'angolo, al 4° minuto Biraghi è riuscito a spingere in rete in diagonale un cross proveniente da destra, poi al 39° clamoroso errore difensivo di Caceres per il gol molto bello tra l'altro di Verde, stop a seguire e conclusione di sinistro, nulla da fare per il portiere Drongoski. Nella ripresa in mischia è arrivato il pareggio firmato da Farias, ha firmato invece l'assistenza tecnica Andrea Neri, ricordo il finale dallo stadio Dino Mannuzzi, Spezia Fiorentina 2-2, entrambe proseguono appaiate a quota 4, studio centrale.